Ho interrotto qualcosa? Non perdi sangue, vero? Non hai intenzione di usare questo posto come un'infermeria? No, e... no. Bene. Bene, è solo che non voglio nessuno qui che attiri altre mosche. D'accordo, ho capito. Cos'è successo? Mi sono svegliato nella giungla con uno di quei cosi che si faceva uno spuntino con la mia gamba. Un indigeno. È strano che mangino direttamente dall'osso in quel modo. Beh, era buio e non sono riuscito a prendere quel farabutto, quindi non sono sicuro. Ma c'è qualcosa di sinistro in questa giungla. Il nostro aereo è precipitato sulle montagne. Ogni notte qualcuno dei miei uomini spariva nel nulla. Altri sono fuggiti in preda al panico. Poi è successo questo. Così ho portato gli uomini rimasti sulla spiaggia e siamo finiti prede di questi pazzi invasati. Penso sia una specie di sacrificio al loro dio che vive sulle colline. Ma sembra che io non sia stato invitato al barbecue. Forse ti tengono per il dessert. Forse qui la carne stagionata è una prelibatezza. Davvero? Ascolta, ce ne dobbiamo andare da qui. Sai come fanno gli indigeni ad attraversare la palude? Su quali sassi mettono i piedi? Sì, ma io non mi muovo. Con questa ferita sarei una tavola calda per tutti i maledetti insetti di quella giungla. Preferisco essere il piatto importante del banchetto. Ascolta, se trovi qualche mio uomo vivo là fuori, digli di andare lontano verso la spiaggia a nord. Dimmi, lo farai.